Lo so che siete molto eccitati a vedere questi ragazzini, bambini e tutti quanti, che mi sembra che sono pronto. Chiamiamo for their production number. Thank you.
di Corn Taylor e di Casting Bambini. Ho contato tutti loro, sono in 52 ragazzi. Che belli che siete. Adesso vorrei chiamare comunque, grazie bambini, ragazzi, adesso vi preparate per la vostra prossima sfilata. Ecco, che carini. Secondo me ci saranno già ho contato qualcuno che la prossima, gli anni prossimi diventerà il next top model Italia. Ci sono già. Adesso vorrei chiamare con me, diamo un applauso a signora Francesca Rotundi. Signora Francesca. Vuole parlare del casting bambini? Sì, volevo ringraziare tutti, come ho già ringraziato, non so, i bambini bellissimi, anche se comunque erano emozionati, perché giustamente, però tutti bellissimi. E, Corna ha già notato Arianna, e Celestia e tanti altri, quindi comunque sono stati invitati da noi. E niente, un in bocca al lupo per la Fashion Week a tutti, allora, per Milano un, vero? Un in bocca al lupo, speriamo. E certo. Comunque, ci puoi spiegare come è nato questo di Casting Bambini? Allora, Casting Bambini, io sono sempre stata un'appassionata di moda, bambini, anche quando ero piccola io, insomma, mia madre mi portava le sfilate, mi portava le pubblicità, ho fatto tante pubblicità anch'io da bimba, della Benetton, la ragazzina con le lentiggini di H&M sono io, quindi... E niente, quindi fino a 16 anni promettevo bene, poi mi sono fermata come altezza, quindi non ho potuto proseguire, però è stata sempre una mia passione, anche se ho studiato farmacia e radiologia, quindi tutt'altro, però insomma il mio sogno si è realizzato grazie a delle mamme, quindi abbiamo aperto questa agenzia ad agosto dell'anno scorso, è cresciuta tantissimo. Eravamo io e un'altra ragazza, adesso siamo in 7 che ci lavoriamo, dal 1 luglio a 8, quindi è diventata un'azienda, abbiamo firmato per un SRL, siamo felicissimi, insomma, da un hobby che era, insomma, è diventato un lavoro. Quindi grazie a tutte voi che comunque mi avete dato, insomma, fiducia. Giulia, la mia portafortuna, e Gianluca Tessa, che è regista, è un mio amico, mi ha portato fortuna, e a tutte le mamme, insomma, che mi continuano a seguire. Se vogliono mettere con voi, in senso di fare casting anche con voi, come si fa? Sì, certo. Allora, noi abbiamo ripreso le iscrizioni per quanto riguarda l'agenzia, quindi se volete, insomma, iscrivervi da noi, potete inviarci un'email, oppure insomma telefonarci, insomma ne siamo 7, quindi tranquillamente insomma vi rispondiamo. E iniziamo dal 1 settembre burocraticamente, e non ne prenderemo tantissimi, perché comunque non vogliamo far perdere tempo né a voi né a noi, non vi vogliamo far perdere né soldi né tempo, quindi comunque speriamo di poter soddisfare tutti. Abbiamo l'esclusiva del Pitti da quest'anno, quindi comunque abbiamo portato 72 bambini, 25 bambini per le sfilate, e ci diamo sostegno a vicenda anche con Sara, eccola, e niente, insomma, salutiamo Domizia che è a casa a Milano, e tutte le altre, Simona e tutte le altre. Che... Sì, allora 0-18 anni è l'età per l'agenzia, quindi prendiamo anche ragazze grandi e speriamo di portarle anche, noi speriamo anzi di aprire anche in Spagna, quindi comunque questo è un altro progetto che ho e si sta ingrandendo e niente, quindi speriamo anche le ragazze grandi, i ragazzi grandi di portarli magari alle sfilate. Sì, certo, anche voi, è vero, anche perché siete bellissime, è vero, Paola, Giulia, tutte bellissime, questo. Grazie mille.
Grazie a te. Grazie signora Francesca. È veramente bello a vedere che adesso anche i bambini cominciano a sfilare. Io mi ricordo anni fa, non parliamo di età che è meglio, ho provato pure io, ho fatto l'agenzia italiana. Io pensavo che tutto facile, no? A camminare tutto così. Invece non era facile, anzi si studia. Se i vostri bambini hanno questa passione, anche i grandi, se secondo voi è portata di fare la sfilata come passione, lo portate in un'agenzia come quella della signora Francesca, perché fanno bene. Essere una modella non solo fare pause, pose così, così, invece si studia. Ci sono anche agenzie qui a Roma, io spero che la signora Francesca insieme con la sua società fanno anche una agenzia qua a Roma. Thank you.